i contributi per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La deputata Rachele Silvestri ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, la ascoltiamo. Grazie Presidente, gentile Ministro. L'ordinamento giuridico prevede norme per l'erogazione di contributi per l'acquisto e la messa in opera di colonnine elettriche. In particolare ci si riferisce a quelli destinati a persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, anche al fine di raggiungere specifici obiettivi previsti dal PNRR. Tali obiettivi si prefissano la creazione di una rete potenziata di colonnine per auto elettriche entro il 2025, diffusa sul territorio nazionale e ripartite tra aree urbane ed extraurbane. Attualmente in Italia sono presenti 200.000 auto elettriche, di cui oltre 32.000 immatricolazioni full electric dall'inizio dell'anno, in aumento del 32% rispetto al 2022. L'implementazione della rete di colonnine elettriche sul territorio risulta pertanto di cruciale importanza. Oggi siamo qui a chiederle, Ministro, quale sia lo stato dell'arte in materia e che misure sta adottando il Governo, in special modo per quanto riguarda il mondo delle imprese, che sono gli attori principali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti in materia di transizione ecologica ed energetica. Grazie. Ringrazio deputata Silvestri. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere. Prego, ministro, a lei la parola. Grazie Presidente, un grazie particolare agli onorevoli interroganti. In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, lo sviluppo della mobilità elettrica come contributo al progressivo processo di decarbonizzazione del settore trasporti nel nostro Paese non può prescindere dalla capillare diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica. Per tale motivo, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata prevista un'apposita misura per lo sviluppo di oltre 20.000 infrastrutture fra aree urbane e superstrade entro il 2026, con un investimento di oltre 700 milioni. Accanto alla misura del PNRR, siamo in procinto di erogare i bonus colonnine destinati alle imprese e professionisti, attraverso una piattaforma gestita da Invitalia, che partirà il prossimo 26 ottobre. Imprese e professionisti potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e ai singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 20 ottobre 2021. Le spese possono riguardare l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi di monitoraggio. La norma copre anche, fino al limite massimo del 10%, le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica, quale per la progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudi. Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni. 70 serviranno a sostenere le imprese per l'acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore a 375 mila euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti. L'invio finale delle istanze sarà possibile nell'arco temporale che va dal 10 novembre al 30 novembre 2023. Con questo contributo garantiamo un sostegno alle imprese e professioni nel processo di transizione ecologica delle attività produttive del nostro Paese. Ringrazio il ministro Pichetto Fratin. Ha facoltà di replicare il deputato Iaia. Iaia. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Le sue parole non possono che confortarci. 700 milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si stanno impegnando e che avranno una ricaduta importante
nel nostro paese, 87,5 milioni, ce l'ho appena comunicato per quanto riguarda il bonus nei confronti dei professionisti e delle imprese per installare colonnine elettriche, e c'è un'azione che noi stiamo apprezzando da parte del governo e da parte del suo ministero in ordine agli investimenti relativi alla mobilità elettrica, quindi grazie per quello che state facendo. È indubbio il vantaggio che deriva da questo tipo di investimenti e dalla mobilità elettrica, pensiamo per esempio al risparmio del carburante, soprattutto alla luce del momento che stiamo vivendo in relazione al caro carburante, le riduzioni delle emissioni inquinanti, la riduzione dei gas serra, l'assenza di rumore che deriva anche da questo tipo di mobilità, che non è un aspetto secondario. Quindi sicuramente è necessaria una attività ancora più importante ed ancora più intensa per quanto riguarda l'aumento dell'installazione delle colonnine elettriche nel nostro territorio, ma vediamo che il governo si sta muovendo in maniera assolutamente egregia. Quindi grazie per quello che state facendo e credo che sia il caso di proseguire su questa strada.